tagliamo privilegi, tagliamo ai politici e ridiamo al popolo. Il taglio dei parlamentari non è l'ultima carta che avete da giocare, ministro. A pochi giorni dalla pausa estiva, i 5 Stelle sfoderano l'ultimo asso nella manica. È la riforma costituzionale sul taglio di 345 deputati e senatori, approvato oggi in terza lettura a Palazzo Madama. Favorevoli 180, contrari 50, astenuti 0, il Senato approva. Un via libera, utile a rilanciare la rincorsa a una Lega che viaggia ormai attorno al 40% dei consensi, ma non a sedare i malumori di alcuni senatori grillini, che stando a qualche ex collega sarebbero divisi anche su una delle battaglie simbolo del movimento. Ho sentito molti dei colleghi del 5 Stelle, sono tutti contrari. La riforma, lo sanno tutti, non avvicina la democrazia al cittadino. Cioè non offre maggiore rappresentanza, ma di meno. Malumori o meno, Luigi Di Maio esulta. Per il leader dei 5 Stelle, il taglio dei parlamentari è ormai cosa fatta. Soprattutto un Parlamento in cui finalmente dalla prossima legislatura un po' di gente che sta qui dentro da 7-8 legislature dovrà trovarsi un lavoro. Critiche invece le opposizioni, con Forza Italia e Partito Democratico, che paventano rischi per la democrazia e ricordano i tentativi di riforma fatti in passato. Beh, le vere riforme si fanno rivedendo il sistema Stato. L'Italia chiede buon funzionamento, non chiede solo propaganda. E intanto, aspettando il via libera definitivo della Camera, Salvini prova a mettere il cappello anche su questo provvedimento. Giusto. Si può lavorare di più e meglio essendo di meno. Brutte notizie per l'Assemblea regionale siciliana. Anche Palazzo dei Normanni prima o poi dovrà tagliare i vitalizi. Dopo che la Cassazione ha bocciato i ricorsi degli ex deputati, qui si cerca ancora di rimandare l'inevitabile. Si continuano a fare audizioni di tecnici, avvocati, costituzionalisti, ma non si è messo mano, diciamo, alla norma. La Sicilia è, insieme al Trentino, l'ultima regione a dover mettersi in regola. I tagli andavano fatti entro il 30 maggio e ora il rischio è perdere il 20% dei trasferimenti statali. Loro sostengono che il termine non è perentorio. Nessuno fra i componenti dell'apposita commissione parlamentare che deciderà sui tagli vuole parlare con noi. Siamo strumentalizzati, che c'è una ragione per cui non si vuole più parlare con i giornalisti, che questa è una norma incantatoria, vessatoria, è solo una volgare messa in scena che serve all'uomo della strada. All'ARS non ci lasciano neppure entrare. Io non capisco cosa serve, cioè perché non posso seguire una seduta pubblica. Noi abbiamo la proposta dalla presidente della stanza parlamentare. Neanche gli ex parlamentari sono contenti di rispondere alle nostre domande. Su questo argomento non le posso dire, non lo voglio dire, non le voglio dire niente. Secondo qualcuno, il presidente dell'Assemblea, Gianfranco Miccichè, si sarebbe ormai rassegnato all'idea di tagliare i vitalizi, ma naturalmente ogni tentativo di parlare con lui è vano. Presidente! Presidente! Siamo tutti sotto lo stesso tetto come un condominio, ma formalmente non siamo associati tra di noi. È più conveniente per noi rimanere così e avere un vantaggio fiscale, che vuol dire pagare meno tasse. Siamo a Ravenna e i professionisti di questo studio legale hanno deciso di aprire partita IVA per usufruire della tassazione al 15%, sotto la soglia dei 65.000 euro prevista dalla flat tax. Fino all'anno scorso si fatturava intorno ai 60.000 euro, pagando le varie aliquote IRPEF che sono progressive. Ad oggi con questo regime c'è un vantaggio d'imposta che poi in termini proprio di soldi vuol dire avere in tasca 500-600 euro al mese in più.
A me personalmente è convenuto, doveva essere fatta perché ce lo diciamo sempre che la pressione fiscale in Italia è troppo elevata. Il vantaggio fiscale però disincentiva a fatturare di più. Il nostro commercialista ci ha confessato che per non superare il limite a dicembre passerà tutto il mese a sciare. Ho votato quest'anno Lega proprio perché ha tenuto in considerazione le nostre esigenze con l'introduzione della flat tax. Io con la flat tax riesco a risparmiare quei 400-500 euro al mese in più. E così, mentre i professionisti a partita IVA sono soddisfatti, per i dipendenti per ora non c'è nessun vantaggio. Ce lo spiega Eugenio, che lavora in un patronato a Ferrara. Io penso che la flat tax non sia costituzionalmente giusto. Non è giusto che chi percepisce 3.000-4.000 euro paghi in percentuale come chi ne percepisce 1.200 in busta paga. Effettivamente un dare soldi a chi ne ha già di più, anche se al momento comunque la flat tax non si può applicare ai dipendenti. Lombardia e Veneto hanno votato un referendum per l'autonomia, hanno diritto all'autonomia, il tema è come. Che ai 5 Stelle non piace l'autonomia, ormai lo hanno capito tutti. Che sia slittata l'ennesima riunione, lo hanno capito tutti, direi nulla di nuovo sotto il sole. Un braccio di ferro duro, durissimo, forse tra i più ruvidi degli ultimi mesi. La partita sulle autonomie divide il governo dal 14 febbraio, quando la ministra leghista Erika Stefani ha portato in Consiglio dei Ministri i testi sulle intese governo-regioni. Da allora si fatica a trovare una quadra su una questione inserita sì nel contratto di governo, ma sulla quale i 5 Stelle preferiscono da sempre andare con i piedi di piombo. L'autonomia va fatta bene, significa non creare insegnanti di serie A e di serie B, ospedali di serie A e di serie B, o forse di serie C, visto che la serie B già ce l'abbiamo. Le nostre idee sono chiare dall'ottobre scorso, siamo a luglio, cercheremo di capire se c'è la voglia di andare questa direzione di modernità, di efficienza, di trasparenza, di taglio degli sprechi, oppure se qualcuno vuole dire no. Meno di 2 settimane fa, il 25 giugno, l'ennesima fumata nera. Salvini sperava nell'approvazione di una bozza da portare subito in Consiglio dei Ministri, ma dopo un vertice di 3 ore, l'accordo sull'autonomia è apparso ancora lontano. Che si dica non vogliamo trasferire l'autonomia e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Sarebbe il momento, dopo un anno di balletti e di chiacchiericcio e un po' di barzellette, di mettersi a sedere e ragionare se davvero si vuole procedere concedendo autonomia. Il Premier Conte però ha provato a rassicurare. Io direi che siamo ormai in dirittura d'arrivo, mi sono reso garante della realizzazione di questo percorso dell'autonomia differenziata, garante di una buona riforma dell'autonomia. L'ultimo vertice si è tenuto martedì. Salvini conta che una preintesa che soddisfi entrambe le parti possa arrivare a breve in Consiglio dei Ministri e in questo senso sarà decisivo l'incontro di oggi pomeriggio. Noi siamo pronti per l'autonomia, siamo pronti per il progetto, abbiamo fatto i compiti per casa, nessuno ci può dire che il nostro progetto sia assolutamente incostituzionale e illegale. Chiediamo esattamente quello che la legge ci concede di chiedere, 23 materie. È andata molto bene, veramente. Il piano funziona, l'ordinanza funziona. Gli impianti non sono chiusi. No. Tra la sindaca Raggi e il presidente della regione Zingaretti sembra essere tornato il sereno. Dopo l'ordinanza del governatore di pulire la capitale in 7 giorni e i video denuncia della sindaca, l'incontro col ministro dell'ambiente Costa sembra aver sancito una tregua tra comune e regione. Sul tavolo soluzioni per smaltire spazzatura ancora nei marciapiedi di Roma entro 15 giorni. Anzitutto ringrazio il ministro, siamo oggi tutti qui insieme anche al presidente, insieme al prefetto, siamo tutti qui proprio per rassicurarvi sul fatto che c'è stata un'ampia concertazione per soluzioni di breve periodo.
siglato nei giorni scorsi anche un patto per il decoro della capitale tra sindaca, AMA e sindacati, una vera e propria cabina di regia per mettere a punto un piano sullo smaltimento e decidere le priorità da affrontare. Nelle zone centrali di Roma la situazione sembra essere decisamente migliorata, ma nelle zone periferiche rimane ancora molto critica. Qui siamo a Prima Valle, dove i cassonetti invadono le strade e a volte vengono anche bruciati. Da quanto tempo che non la ritirano? Penso saranno 10 giorni. Ma se levano la roba, i topi tutti vedi proprio. C'è la tanta di topi. Io la butterei tutta quanta davanti a casa della Raggi, ma completamente tutta, 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 tutta. L'altro elemento di polemica era quello dell'apertura degli impianti e noi siamo entrati alla Rida Ambiente di Aprilia, l'impianto della discordia. Siamo aperti dal 1990, non da questa mattina, e ci occupiamo di questo settore del CSS, dunque del trattamento dei rifiuti urbani, dal 2001. La ordinanza ci ha detto che noi ci dobbiamo mettere a disposizione per la settimana 28, ovvero per la corrente, per 450.000. Questo parente. Evidentemente dalla deriva tra Raggi e Zingaretti, aperti e chiusi, si debbono ricordare entrambi che hanno una regione piena di immondizie. Adesso è niente, confronti quello che c'è prima, ne hanno portate via un po'. Questa è solo un quarto di quello che c'era. Nella disputa sui rifiuti tra Zingaretti e Raggi, ad essere sommersi dall'immondizia sono i romani. Però quello è carta. I cittadini si trovano alle prese con la tassa rifiuti alle stelle e un servizio che lascia molto a desiderare. È per quello che la gente è incazzata, scusi, non volevo. Questo qui è il mio ristorante e la situazione è tragica perché i clienti non si vogliono più mettere fuori del cattivo odore. Noi secondo AMA dovremmo adesso pagare 19.000 euro l'anno. Alcuni cittadini si sono anche riuniti in comitati per chiedere almeno un rimborso. Si tratta di una richiesta di risarcimento, è importante specificare che la tassa va pagata perché appunto si tratta di un rimborso. Dovrebbero muoversi tutti perché la situazione rischia veramente di essere esplosiva. Girando per la capitale non è difficile inciampare sui sacchetti dell'immondizia accatastati intorno ai cassonetti, che a sorpresa dentro sono vuoti. L'immondizia qui tutta a terra e il secchio, anche questo, vuoto. E sollevano i cassonetti per svuotarli, ma tutte le sporcizie che stanno sotto nessuno si fa cura di rimuoverle. Lei quanto paga di cari? E ogni semestre sfiori 200 euro ed è un nucleo familiare di 4 persone. Intanto l'immondizia prolifera sotto il sole e fidatevi, l'odore è da nausea. Abbiamo qua sotto l'ordinanza di Zingaretti, come è cambiato? Che dice? Che dice l'ordinanza? Che andrebbe ripulito tutto in 7 giorni. E serviva un'ordinanza per dirlo? Siamo a Lecce, questo è il centro storico, sono le 9 del mattino e gli operatori ecologici sono al lavoro da più di 4 ore. Qui turisti e Movida mettono a dura prova ogni giorno il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma la città, quasi 100.000 abitanti, è un piccolo esempio virtuoso. La raccolta differenziata è al 65%, quota che, se confermata anche quest'anno, garantirà uno sconto sull'ecotassa regionale. Negli ultimi anni la vedo più pulita. Ha conferito bene i rifiuti oggi? Abbastanza. Noi abbiamo i nostri bidoni all'esterno e all'interno del locale. 4 impianti di smaltimento sempre in funzione, spazzamento meccanico delle strade, raccolta porta a porta in centro per evitare la bruttura dei cassonetti, raccoglitori condominiali nei quartieri periferici. Sta andando a conferire la spazzatura. Contento del servizio? Sì. Andiamo a controllare i cassonetti, vediamo questo. Vuoto. Adesso raccogliamo la frazione organica e la plastica. La Tari, certo, è alta, l'efficienza costa, ma chi ha un ISEE inferiore a 6.000 euro non paga la tassa e chi è sotto i 9.000 beneficia di una riduzione. Questa è una sfida quotidiana. Carlo Salvemini, area progressista, è stato rieletto sindaco nelle ultime amministrative.
vittoria al primo turno, risultato in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Ogni sabato, di regola, con la sua giunta, infila i guanti e pulisce i quartieri da plastica e rifiuti. È un modo anche molto semplice di costruire anche un rapporto con i cittadini nei loro quartieri, perché ti vedono, scendono, partecipano e sono a volte colpiti di vederti lì. Piccola parentesi, l'efficienza del sistema qui passa anche da controlli quotidiani, fototrappole e sanzioni a famiglie e commercianti. Lo scorso anno il comune ha incassato 55.000 euro solo di multe, e non son pochi. Ma se travolta dai rifiuti la politica rischia di morire, un esercizio virtuoso può fruttare consenso? Importante non tanto ai fini del risultato se si è servito o non servito a vincere le elezioni, quanto perché restituisce fiducia alle politiche, credibilità alle istituzioni, credo che sia un risultato ancora più importante. A Milano funziona decentemente bene. Non rimangono cumuli per strada? Mai, mai, mai. A Milano la raccolta differenziata funziona. Qui il 60% dei rifiuti viene recuperato e avviato al riciclo. Una raccolta differenziata con un sistema porta a porta che noi abbiamo scelto mai da tempo, e cioè non di raccolta coi cassonetti in strada, ma con il fatto che i condomini e le persone espongono i sacchi nei diversi giorni in cui c'è il sistema di raccolta. Quello che non si differenzia finisce nel termovalorizzatore, neanche un grammo va invece in discarica. In questo quartiere la giornata di raccolta di plastica, umido e carta, ed effettivamente sacchetti e secchi dei rifiuti sono impilati con ordine e a fine mattina tutto è stato portato via. Nel nostro condominio funziona molto bene, negli altri pure, anche perché con le multe negli ultimi anni la gente si impegna a fare raccolta differenziata. A Milano diciamo che funziona, perché abbastanza, almeno noi la facciamo come nostro condominio. Per risolvere una questione del genere ci vogliono 10-12 anni di lavoro. Possiamo prendercela oggi con la Raggi, ma il tema è che serve un ribaltamento totale delle logiche. Anche sul fronte dei trasporti pubblici Milano ha una marcia in più. Secondo una ricerca di Alto Consumo, il capoluogo lombardo è la città in cui i mezzi pubblici sono più apprezzati. Non mancano però le criticità. Se ci si allontana dal centro, ci si allontana dalla rete di metropolitana, il trasporto pubblico locale di superficie ha ritardi, è poco capillare e non garantisce gli spostamenti rapidi ai cittadini che vogliono spostarsi da periferia alla periferia. Andare verso il centro è semplice, muoversi in periferia, magari in orario serale, diventa molto complicato. L'opposizione parla di una Milano a due velocità: da una parte il centro, che vince le Olimpiadi e attira investimenti da tutto il mondo, dall'altra le periferie. Il prossimo 15 luglio il biglietto ATM aumenterà a 2 euro, uno scatto di 50 centesimi che sicuramente farà discutere. Si tratta di una vera e propria rivoluzione: con un solo biglietto da 2 euro si potrà infatti viaggiare tra Milano e 21 comuni dell'Interland. D'estate sono molto più rallentati già rispetto all'inverno e si fa fatica con le corse che talvolta saltano. La sera dopo le 7 diciamo inizia a essere un po' problematico. Visto che non c'è nessuna prospettiva di futuro, sono costretto ad andare fuori. Mi importa un po' di rammarico, perché è chiaro che questa è la mia terra, vorrei vivere qui. Quella di Riccardo è la storia di migliaia di giovani del sud che non solo non sperano più di trovare lavoro nella propria terra, ma decidono di andare fuori a completare gli studi per avere più opportunità. Laureando in scienze politiche, il suo sogno è fare ricerca, ma non in Sicilia. I concorsi sono pochi, non c'è un investimento sulla cultura, sull'istruzione, e non so se la formazione che avrò a Palermo mi permette poi di accedere direttamente al mondo del lavoro. Secondo l'ultimo rapporto Svimez, nell'anno accademico 2016-2017, più di 150.000 giovani meridionali hanno scelto il centro-nord per laurearsi. Gli studenti che poi decidono di andare fuori, ne conosco tantissimi, la loro prospettiva è tornare qua. E quanti di loro, di quelli che vanno a studiare fuori, poi riescono a rientrare in Italia? Veramente pochi.
Vanessa ha 23 anni e sta per laurearsi. Ad agosto andrà a Bologna per la specializzazione in psicologia del lavoro, nella speranza di ottenere una borsa di studio. Il mio sogno è lavorare all'interno di un'azienda, ma in Sicilia, non essendoci aziende, si tratta appunto di un sogno troncato sul nascere. La disillusione dei giovani da queste parti inizia già durante i tirocini obbligatori previsti dai corsi di laurea. Mi hanno riportato dei casi in cui invece di svolgere le mansioni indicate nel progetto formativo veniva chiesto di svolgere il doposcuola o fotocopie. Fra le aule universitarie le storie si somigliano tutte. Giuliana si è iscritta a Scienze della Comunicazione, anche lei con la consapevolezza di dover emigrare. Quanti tuoi coetanei riusciranno a fare il lavoro dei loro sogni e a rimanere nella città in cui sono nati? A prescindere dal corso di laurea, pochi, molto pochi. Non sanno più da che parte girarsi, quindi è una vergogna. Io devo dire che sono stata una di quelle persone che ha votato Appendino, ma mi dico non l'avessi mai fatto. Mi pento amaramente. Trema Torino l'egemonia 5 Stelle, non solo tra la gente ma anche nella maggioranza. La sindaca ora chiede la resa dei conti, rimpasto immediato o dimissioni. A far esplodere la crisi l'annuncio che il Salone dell'Auto lascia Torino per Milano. Siamo dispiaciuti che Torino abbia perso il Salone dell'Auto. Non la ritengo una sconfitta per la città. Hanno tolto pure il Salone adesso. Ci stanno togliendo quasi tutto. Secondo me stanno andando a fondo. Neppure l'arrivo in città di Luigi Di Maio basta a far rientrare la crisi. I 5 Stelle lo aspettano al Vargo sul TAV. A porte chiuse, davanti agli attivisti, il vice premier annuncia: resto no TAV, ma fermarla ora costerebbe il triplo. Ero e sono ancora profondamente contrario al TAV. Ci sono dei mal di pancia, specialmente per i no TAV che non vogliono assolutamente che la valle venga devastata. No TAV, no Olimpiadi, no Salone dell'Auto. L'Appendino è infuriata con l'ala dura della sua maggioranza. Su Facebook scrive: mi riservo qualche giorno per le valutazioni del caso. Di Maio la appoggia. Qualsiasi decisione prenderà, io starò sempre dalla sua parte. È il futuro del movimento, oggi più che mai. Dimissioni, rimpasto o incarico a Roma? Non si dimette? Ieri ha detto delle cose, forse domani ne dirà altre. Questa è una decisione che spetta lei. Se devo fare una previsione, non penso che si dimetterà e spero proprio che non si dimetterà. Questa giunta traballa? Ho paura di sì. Speriamo che cade. Diamo una spinta, Milo, diamo una spinta. Missione di oggi: trovare dei bambini che giocano all'aperto. Proviamo ad andare in Campo del Ghetto, una delle zone più ampie frequentate dai più piccoli. Posso chiederti quanti anni hai? Io ho 12. Anche tu hai 12 anni? A 13 è ancora più grande. Ok. Marco e Nicolò tecnicamente sono dei fuorilegge. Non potrebbero giocare a pallone in questo campo perché sono troppo grandi rispetto agli 11 anni fissati dal nuovo regolamento comunale che disciplina i giochi a Venezia. Al bando sono state messe tutte le attività che per la loro natura possono arrecare pericolo, come andare in bicicletta o in monopattino. Ed è stata redatta una mappa dettagliata dei luoghi in cui è possibile giocare. Adesso se i bambini vanno con i monopattini si prende la multa, che mi sembra assurdo, voglio dire. Il valore aggiunto di crescere dei bambini a Venezia è la libertà che i bambini hanno, dovuta alla sicurezza di una città diversa dalle altre città, e nel momento in cui noi dobbiamo controllare continuamente anche solo ogni passaggio dei nostri bambini, qualsiasi libertà che può avere questa città viene meno. Non ci sanno mai personale della polizia locale che va a caccia dei bambini che giocano. Allora bisogna far contemperare il diritto alla quiete, il diritto alla sicurezza della cittadinanza con il diritto sacrosanto dei bambini di giocare. Poi sono talmente pochi che se giocassero in tutti i campi che abbiamo indicato probabilmente ne giocherebbero due per campo.
ipotizzano che non esistiamo più e che non ci siano più bimbi, cosa che invece non è vera, ce ne sono tanti. Che ne dica l'amministrazione, si sono tolti molti spazi ai bambini. Se prima in un campo potevano giocare sul 100%, l'80% di un campo, adesso si trovano con il 40 e il 30% dello spazio disponibile. Si guadagna di più con i tavolini e le sedie. Paradossalmente ben altre concessioni continuano a vigere indisturbate, sempre per i troppi interessi in campo. Qualsiasi parte del mondo tu vada, ti chiedono: ma queste navi le togliete dalla laguna? Soprattutto nel weekend continua il via vai delle grandi navi, e non è solo la salvaguardia dei monumenti e della sicurezza della città a tenere banco. Venezia è diventata una delle città più inquinate d'Europa. Pur non avendo le auto, dovrebbe essere il paradiso anche per quello, no? Sul mare. Sarà un parco tematico, perché questa è la tendenza, oppure una zona archeologica dove di fatto non vive più nessuno e quindi rimarranno solo le pietre. Questo è l'appello che tanti ormai stanno facendo, non sono più i grandi navi, le navi sono un simbolo, sono i cittadini di Venezia rimasti. Una richiesta di autonomia per quello che riguarda il settore dei beni culturali è sicuramente una delle azioni auspicabili. Anche musei e aree archeologiche toccati dalla legge sull'autonomia differenziata. La Regione Lombardia infatti ha chiesto la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di valorizzazione di 24 siti, tra cui la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano. E proprio chi si occupa di beni culturali ci spiega quali sarebbero i vantaggi della manovra. È molto più semplice, più immediato, più efficace avere dei livelli decisionali vicini in termini di comunicazione, in termini di organizzazione, in termini proprio di iter burocratici, è tutto molto più veloce. L'autonomia è anche una questione di autonomia fiscale, ma non è solo quello. Non è un modo di chiudere le barriere, è il modello virtuoso di gestione di beni storici con attività che possono generare a loro volta ricchezza. Secondo il piano di tutela patrimoniale annunciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, nel biennio 2019-2020 alla Lombardia saranno destinati 9,6 milioni di euro e a questo punto, con i processi snelli e le politiche di risparmio che la legge sull'autonomia metterebbe in atto, crescono le aspettative su iniziative e promozione per chi è nel settore e non solo. Io lavoro in biglietteria. Tu lavori qui? Al Museo del Novecento. Se passasse la legge sull'autonomia regionale ci sarebbero più mostre, più eventi, quindi più da fare. Vorrebbe lavorare un po' di più e magari guadagnare un po' di più? Direi proprio di sì. Beh, sì. Secondo lei, in Italia l'offerta culturale è adeguata o si potrebbe fare di più? Tutto il patrimonio che abbiamo non viene abbastanza valorizzato. Si potrebbe fare di più, secondo me. Nel costo del biglietto sicuramente, ma anche nell'offerta, perché ci sono delle mostre veramente penose. Ci sono tanti siti ancora da scoprire. La cosa che mi scandalizza è che devo emettere un'ordinanza per delle cose di buon senso. Soprattutto di sera i motorini sono molto fastidiosi. Stop ai motorini fracassoni, ma anche tolleranza zero verso le emissioni sonore dei venditori di frutta e verdura, vietato l'uso di suonerie durante eventi pubblici e divieto di girare in bikini a torso nudo a piedi scalzi in paese. Benvenuti a Riva Ligure, dove sgarri al buon costume come questi possono costare caro, multe da 25 a 500 euro e trasgressori con le nuove ordinanze comunali. Io là già vedo uno a petto nudo. Se arriva il vigile, mi raccomando. Me la metto, eh. Abbiamo cercato di creare un documento che potesse porre fine a questo tipo di emergenza, perché di emergenza si tratta. Io ho mai visto nessuno in giro prima del regolamento in costume, mai. Magari guardi quel signore, un trasgressore. Sa che è vietato girare a petto nudo al comune di Riva Ligure, cosa ne pensa? Multa, guardi che gli fanno salata. Una multa, mettete la maglietta. Non va bene a petto nudo così. Sempre girato così, certo. Ma nessuno mi ha detto. Ha una canottierina. Dan fastidio i turisti a petto nudo, è una cosa... Sì. Ma a parte dovevo dirlo, basta rispettare le regole del paese, il posto c'è per tutti. Lei sta fumando, sta trasgredendo la regola che vieta il fumo in spiaggia.
Ma ordinanze come queste per regolare la convivenza tra flusso turistico e residenti ne ha di simili un comune della Riviera Ligure su tre. Anche per questo c'è chi organizza appositi corsi per migliorare l'ospitalità degli esercenti partendo dall'autoironia. I divieti a cui facevate riferimento di Riva Ligure sono quasi nulla al confronto per esempio dei divieti posti da questa pizzeria. Vero, è una cosa vera, vedete, non è possibile fare fotografie o filmati all'interno del locale anche con i cellulari. Guardate, anche nel reparto pizze viene specificato bene che non vi è possibilità alcuna di effettuare modifiche alle pizze. There's no possibility to change the menu in the pizza. Welcome in Genova.